Salvarsi dal Tokyo Drift. C'è un bel video di Nick Heiner che peraltro ha fatto secondo, credo, al Ready Steady, con questi titoli e manifestazioni che danno Esatto. modernusi Esatto. ormai a Wolseni, quindi test event diciamo di Enoshima. Sì. Ha fatto secondo e comunque c'è un bel video di lui che si salva da quello che si può chiamare Tokyo Tokyo Drift, quindi Drift, una sì, in super, realtà. sgommata nell'acqua, Esatto. insomma, con i singoli che in realtà io l'ho visto fare ovviamente ai laser, ma lo fanno molto simile in realtà anche ai 470, poi si Esatto. trova che qualcosa succede di fare questa cosa, ma è tipico del film, è effettivamente abbastanza tipico, È anche il abbastanza laser, sì, tipico, sì. È abbastanza una cosa che tipico. succede, soprattutto a me Esatto. all'inizio succedeva anche sempre, Convento. però a convento, sì. Convento forte, Insomma, vento forte. la barca parte alla velocità della luce, sopravvento e tende a disarcionarti, quindi Esatto. a strapoggiare, scoppiare in strapoggia in pratica. Esatto. E diciamo, il salvataggio è apparentemente non banale, invece No, esatto. in realtà qui viene molto ben eseguito. Perché? Esatto, tra l'altro da una situazione estrema, cioè la barca è praticamente già ribaltata, eppure lui Esatto. riesce a recuperarla. Ci sono Esatto. una serie di elementi chiave di questa cosa. Sì. Vabbè, uno sicuramente è quello di avere la manovra libera, Esatto. quindi per esempio una cosa che lui ha il timone un po' alzato, probabilmente Certo. per quelle condizioni, perché in quelle condizioni si sta particolarmente a Esatto, e se no poppa. invece di scontrarsi quando devi poggiare, di scontrartisi contro Esatto. le ginocchia, lui riesce comunque a utilizzarlo correttamente, gli passa giusto sopra le ginocchia, per cui non ha Esatto. problemi. La seconda è sicuramente la posizione molto stabile, cioè in Sì, la parte queste. bassa del corpo Esatto. è veramente inchiodata lì, cioè Esatto. in modo così. Io Essere ripeto, sì. totalmente solidale alla barca è una cosa importantissima sia per la sensibilità che si ha sui movimenti della barca, sia Sì. per la prontezza Di di recupero della recupero. situazione. Esatto. Quindi, diciamo, a me avevano insegnato ad agganciarmi col tallone della gamba posteriore sotto la cinghia della barca, che è una cosa che penso che stesse facendo anche lui. Esatto, sì. Quindi una posizione sicura con vento forte, sicuramente i laseristi, immagino che i laseristi continuino a usarla, è di agganciarsi col piede, diciamo, con la caviglia proprio sotto la cinghia, del piede posteriore sotto la cinghia. A quel punto lì hai, diciamo, un aggancio che ti tiene, diciamo, hai la punta che comunque è solidale col fondo della barca e sei assolutamente stabile per il rientro, che è la cosa che lui fa molto bene, ed è Esatto. rientrare appunto alla velocità della luce, quindi tenendo diciamo, il sedere di dov'è, però Esatto. il corpo riesce assolutamente a portarlo molto velocemente, tanto che ha la testa che è all'altezza Esatto. del Esatto, in un bordo altro sottovento, bordo. Per cui diciamo. no, diciamo, è presumibile che lui addirittura si sia in qualche modo come appoggiato e alzato sul bordo interno a quel Certo. punto ed è appunto inclinandosi un po' in avanti Sì. e puntando sulle gambe, si è riuscito a lanciare in veramente zero, zero tempo dall'altra parte della barca, insomma, quindi Esatto. contrastando Questo questo movimento movimento. super repentino. Sì, poi diciamo l'altra cosa che fa molto bene è diciamo, è chiaramente l'orzata, che è una cosa che ti viene comunque automatica, perché è una cosa che Sì. ti viene a fare subito orzare, lui la fa con grandissimo anticipo e con grandissima decisione, quindi Esatto. lui sa già che la barca sta partendo in Esatto. una cosa senza ritorno potenzialmente, per cui dà un'orzata molto violenta subito e piuttosto estrema, in modo Esatto. tale che quando la barca è ancora vagamente dritta, quindi quando la pala prende ancora bene, lui che è già posizionato abbastanza indietro, la pala prende ancora bene, lui riesce a dare quel movimento all'orza che effettivamente poi è quello che ti salva, perché poi Esatto. anche c'è sempre un minimo di inerzia e movimenti, no? Certamente, Quindi se certamente. tu inizi a dargli il movimento all'orza, la barca continua poi a orzare anche quando poi la pala non prenderebbe più, oppure quando semplicemente orzando, Esatto. semplicemente muoveresti la poppa in alto e in basso, ma non Esatto, faresti nulla, però in effetti riesce a dare quella rotazione lì. riesce a dare quella rotazione lì e la cosa che si vede dal video, insomma, è che lui la anticipa rispetto a quando succede, diciamo, il disastro, cioè Certo. lui si fa trovare, nella posizione di pericolo già con il timone all'orzo.
Nello stesso momento, Anticipa anche, quando esatto. recupera la barca, anticipa anche la poggiata successiva. Esatto, quindi la fa subito. Lui chiaramente, stiamo parlando di atleti allenatissimi, poi Esatto. diciamo gli olandesi segnatamente sono tra i più bravi con Ventoforte storicamente, quindi lui sa già esattamente cosa sta per succedere Esatto. e quindi dà subito la poggiata immediatamente e quindi si vede che il boma sfiora l'acqua, però cosa classica che succede, uno un pelino più lento che quando si è salvato la barca si era raddrizzata, poi dopo tira il boma nell'acqua, il boma fa leva, ti Esatto. chiude il boma nell'acqua, ti chiude la Ti vela. chiude E tu la vela, parti fai la straordinario, stessa. invece ti diciamo, Esatto. collassi e ti Esatto. stramazzi, E siccome sei sgonfi in ancora stronzo. dall'altra parte, perché Esatto, sei messo male, stramazzi, di solito stramazzi sotto esatto. vento. Invece qua il movimento del corpo è fatto con molto tempismo e con molta energia, insomma, tutto Esatto, fatto con molta esatto. energia, ecco. Molta energia, però appunto non è la cosa che a me personalmente ha stupito è che non è come in alcuni video si vedono quelli che si buttano sul bordo dall'altra parte, no? Esatto, E non invece è così, cioè è un movimento che è tutto sommato raccolto, cioè è che stato contato. è abbastanza ampio da poter ovviamente Certo. contrastare in maniera efficace, cioè non fa il movimentino con la testa. Si butta dall'altra parte bene, però restando sempre molto stabile e pronto a tornare indietro. E infatti poi di fatto si fa ritrovare la barca piatta, appunto quando il boma sta per sfiorare l'acqua, si fa trovare addirittura cinghiante, cioè si fa trovare Cinghiante, esatto, Un esatto. pochino fuori È bello l'appoggio che così bello, poi esatto. riparte per la rotta, diciamo, più sicura. Esatto, La deriva per continuare. la tiene, si vede che la tiene in una posizione di ultra sicurezza. A me Esatto. ricordo sul film insegnavano che comunque una volta che lo spigolo non si vedeva, lo spigolo della deriva non si vedeva, andava bene, qua è ancora ben più giù di Sì, così, che è esatto. giusto, che è corretto, perché questo ti Giusto. consente anche di tenere l'assetto medio e con la barca leggermente più Più piatta, piatta, esatto. invece se fosse diciamo più sulla deriva saresti costretto a tenere il boma un po' più alto e questo ti crea comunque poi dei problemi appunto di guida col Esatto. timone. Invece così si guida decisamente meglio, però un minimo, diciamo, un minimo va comunque tirata su, non solo per la velocità, ma anche per il fatto che comunque la barca è bene che un minimo lateralmente trasli. Nel Esatto, momento, in questi momenti qua, se riesce a traslare lateralmente, fa meno leva trasli. e aiuta molto. Esatto, quindi appunto ovviamente in quel caso anche la deriva più in basso, la deriva del fine in particolare, è pesante, per cui ti aiuta anche Certo. lei a un suo certo momento raddrizzante, che Certo. non è magari, cioè, non è quella di una chiglia col bulbo, però insomma il derivone del fine è bello pesante. Comunque ti aiuta. Quando ci si butta completamente con tutto il corpo dall'altro lato, siccome sono in condizioni di vento più leggero, quando tu fai un movimento molto esagerato di Esatto. rollio in condizioni tipicamente di free pumping da fin, a quel Esatto. punto lì ti capita di esserti tirato la barca troppo addosso, a quel punto ti si sta quasi ribaltando, a quel punto ti butti con tutto il corpo, ma in quelle condizioni lì non hai il problema che poi dopo diciamo straorzi e Chiaro. finisci così, perché poi in realtà è tutto molto più gestibile. Invece qua il vento non appena sorpassi un certo angolo, cioè la barca proprio parte alla velocità della luce, Esatto, per cui qua esatto. stiamo parlando di condizioni di 25 nodi più, insomma, quindi Esatto. molto 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 estreme. Bene, Esatto. Bene, quindi quindi spero la a prossima sto volta che vi punto, troverete con 25 nodi e esatto, col fin, voi, io non mi ci calma e sangue do. freddo e bisogna soprattutto in primo luogo veramente piantarsi bene Provare, sì. con la parte bassa del corpo deve essere veramente un tutt'uno, deve consentirvi di fare i movimenti in un senso o nell'altro con la massima libertà possibile. A quel punto lì si può iniziare a ragionare. Esatto. Ciao, buona giornata. Ciao ciao.